Penalty Awards 2019, sesta edizione. Un marchio esclusivo Play Village. È il momento adesso di parlare dei difensori e vado subito a chiamare in nomination i tre giocatori che appunto gareggeranno per la vittoria finale in questa sesta edizione dei Penalty Awards. Abbiamo in nomination e ci raggiungono qui sul palco Davide Oliveri dello Sporting Pedara, Musa Kujabi dell'Olimpica Agragas e Giovanni Vitale Don Carlo Missilmeri. Ciao Giovanni, accomodati. Musa e Davide. Davide, ciao. Ciao. Allora, non avete esperienza di palco, lo capisco, infatti trovo difficoltà con voi, mi metto da questa parte. Allora, per premiare il miglior difensore del campionato di promozione, io invito qui sul palco il presidente dell'AEC di Agrigento, un carissimo amico mio, Lillo Capraro. Ciao Lillo, ben trovato. Allora, possiamo consegnare la busta a Lillo perché sarà lui ad aprirla e darci il nome di colui che si porta a casa il premio quale miglior difensore del campionato di promozione. Teniamo a sottolineare una cosa importantissima: già stare in nomination è una vittoria, sappiatelo, già stare in nomination è una vittoria perché i giocatori sono tanti, chiaramente, quindi bisogna poi alla fine comunque fare una scelta. Sei pronto Lillo? Siamo prontissimi? Vediamo un pochettino. Miglior giocatore come difensore del campionato di promozione. Beh, devi leggerlo tu. Miglior difensore 2018-2019 Giovanni Vitale. Don Carlo Missilmeri. Consegniamo a lui, questa la tieni tu. Consegniamolo a Giovanni. Nel frattempo una battuta, veniamo un po' più avanti, una battuta con Giovanni. Giovanni, è stata una stagione anche questa devo dire meravigliosa, no? Perché comunque avete dimostrato sul campo che non è stata soltanto una stagione inventata così, ma è stata programmata negli anni. Assolutamente programmata, dobbiamo dire che è stata dura rialzarci dopo lo spareggio perso col Marineo, però è stato ancora più bello vincere dopo la finale playoff. Devo dire che ce la siamo meritata questa promozione, abbiamo lavorato tanto per raggiungerla e quindi siamo contenti. E siamo contenti anche noi perché così un'altra bella realtà come quella di Missilmeri finalmente raggiunge il campionato di eccellenza. Il qui presente Davide, che io in un certo senso ho cresciuto quando era piccolino nei giovanissimi dell'Atletico, lo ritrovo adesso insomma con tante cose fatte nel frattempo, con belle anche esperienze in Serie D. Adesso il fatto di stare in nomination vuol dire che sei sempre sul pezzo. Bravo Davide. Sì, quest'anno è stata, chiamiamolo, un'avventura un po' complicata per noi. Abbiamo perso il campionato, facci complimenti alla Cicatene, anche la Coppa con il Ragusa, però tramite altre vie siamo arrivati a raggiungere questa benedetta eccellenza che per noi era diventata veramente complicata. Chiaramente stiamo parlando dello Sporting Pedara e adesso io non l'ho lasciato volutamente per ultimo perché poi dopo devo raccontarvi una piccola storia che è meravigliosa. Musa, Olimpica Agragas, Agrigento che forse poteva tentare qualche cosa, non ci è riuscito, però rimane una stagione bellissima. Sì, è veramente peccato, ma il nostro sogno è per vincere questo playoff per salire, ma era impossibile così. Però rimane comunque una bellissima stagione. È veramente, sì. Complimenti a Musa. Ragazzi, grazie, buon proseguo. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Gli atleti migliori, più importanti allenatori, i dirigenti più bravi. Tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards.